Amici della partita IVA, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Più, ben ritrovati con Happy Center, ben ritrovati con Francesco Zilio, Grazie a voi, buona giornata a tutti. amici della partita IVA, perché parliamo quest'oggi di aziende, parliamo la partita IVA. Bella rogna, eh? È una battuta, ma ogni tanto la faccio. Dico, se devi mandare a quel paese uno, non devi dirgli vai a quel paese o di peggio, devi Fatti la dire partita apriti una partita IVA. IVA e così gli farai passare. Da quanti anni è la partita IVA, Francesco? È dal 1983. Come Radio Più. E quindi è un bel pezzo. Facciamo i 40 anni nel Ah sì, 2023. ah sì. 40 anni fa c'erano i computer? Sì, Sono arrivati dopo, credo, nel 90, no, no? allora c'erano i computer, ma erano destinati all'uso industriale. IBM, Quindi, Cassoni, Cassoni. esatto, c'erano già all'epoca i computer, lavoravano ovviamente con altri sistemi rispetto a oggi, ma a livello industriale erano già presenti. Perché? Perché determinati processi, posso dire ad esempio per il controllore di volo, che è uno dei clienti che ogni tanto ho il piacere di seguire e di avere come committente i controlli di volo. Ovviamente, per ovvie ragioni, i computer li hanno sempre avuti, perché senza di quelli il traffico aereo non sarebbe controllabile. O meglio, coi volumi del traffico aereo di quando si è sviluppata l'aviazione civile, ovviamente non sarebbe stato possibile fare tutto a mano. Ecco. Il mio primo datore di lavoro, che vendeva giocattoli, si chiamava Renato Bardin. In quegli anni, siamo alla fine degli anni 80, aveva un IBM per il magazzino, A fosfori verdi. a fosfori verdi, a fosfori verdi. E lì aveva tutto il magazzino ed era fantastico perché si era aperto un mondo. Col sistema DOS. Esatto. E non è casuale questo argomento e questa introduzione, perché molti hanno ancora delle macchine, A livello diciamo, industriale, sì. datate a livello Sì. industriale, che però si guastano, si Esatto. rompono le schede, non sanno più, non hanno voglia di cambiare, non hanno voglia di ricominciare, perché bisogna ripartire. Happy Center credo che possa dare una mano in questo senso alle aziende. Ecco, anche qui allora, ci tengo a sottolineare che non siamo maghi, non siamo veggenti, non siamo quelli che risistemano tutto a tutti i costi, ma semplicemente l'esperienza, e quindi ormai abbiamo citato gli anni che ci stanno dietro di bagaglio tecnico-culturale, ovviamente hanno permesso di affrontare le problematiche e quindi anche le casistiche possibili nell'ambito tecnologico in maniera sempre più evoluta, sempre più approfondita. Quello che prima accennavi, Mirko, adesso io lo splitto un attimino di più, perché un computer che governa un processo produttivo è una cosa, una scheda a bordo macchina, che può anche essere un computer, ma di fatto potrebbe essere anche un attuatore, un qualcosa che gerarchicamente sta al di sotto del computer. Sostanzialmente è fondamentale affinché la macchina possa funzionare. Ora, finché la macchina, per esempio, è un tornio automatizzato, che costa una gran cifra, che però in qualche maniera è stato aggiornato nel tempo, è comunque brutto dire non trovo più la scheda, il tornio è fermo, mi blocca la commessa in corso di esecuzione e mi crea dei guai seri. Ma quel che è ancora peggio è che se devo cambiarlo, il rapporto fra il costo di una scheda e il costo di una macchina Pazzesco. è impensabile. Di conseguenza è nata da parte di diversi clienti, soprattutto industriali, ovviamente, ecco perché dico industriali, l'esigenza di capire se è possibile trovare delle aziende che riparano, rigenerano, ricondizionano parte di schede o schede madri importanti di impianti per garantire che la continuità di esercizio non sia compromessa. Ora, nell'esplorare clienti di vario genere e facendo un po' diciamo, di approfondimenti nel mercato, abbiamo trovato due grosse aziende, una italiana e una non italiana, che fanno solo questo. E quindi, sulla base delle fotografie dei codici che ha una scheda, io mando le referenze al responsabile tecnico di questa azienda e lui già mi può dire se quella scheda è ricondizionabile o no. Vi porto un esempio molto semplice che impatta sull'impianto elettrico. Magari questo può essere utile anche a qualche installatore.
ci sono interruttori che superano soglie importanti quando diciamo, andiamo sopra i 1500-2000 ampere in bassa tensione, che sono interruttori cosiddetti aperti in aria. Rispetto agli scatolati, che sono quelli più compatti, questi interruttori hanno un costo intanto 5-6 volte rispetto a uno scatolato. Ovviamente per le correnti che loro gestiscono sono messi come generali o generali di reparto o di settore. E quindi se vengono a mancare quelli resto al buio. Dopo 20, 25, 30 anni, i modelli dei vari costruttori, posso citarne qualcuno a titolo di esempio, ma sono sempre quelli, quindi Siemens, Schneider, Bitticino, Merlin-Jerren, tutti i vari costruttori di quel genere di apparecchiature, non sempre garantiscono la disponibilità dei ricambi quando questo tipo di interruttori è equipaggiato con relè elettronici. Quindi, dover sostituire un interruttore di questi oggi comporta spesso e volentieri anche la modifica delle sbarre in rame che ci stanno dietro, perché cambiano gli interassi di fissaggio delle Tutto sbarre. da rifare praticamente, È no? tutto da rifare sì o in parte, ma comporta costi che sono mediamente per pezzo dei 10-15 mila euro. Ma quel che è di peggio è che se non mi funziona una scheda, l'interruttore va in protezione e si apre. Aprendosi toglie corrente e la toglie o una grossa macchina, oppure una grossa parte di impianto perché sono interruttori grossi. Adesso io ovviamente uso termini molto grezzi, ma Certo. Anche comprensibili. per Ecco. farsi capire. Sì. Torniamo sulla parola ricondizionare, no? Arrivo. Ricondizionare, che è Ecco. importante. Con questa azienda qua siamo riusciti a trovare le soluzioni per far sì che le schede elettroniche a bordo di questi interruttori vengano ricondizionati e rimessi al loro posto senza cambiare tutto l'interruttore, con un rapporto di 1 a 10, 1 a 15, il Come che, costi? esatto, il che significa che io ho una scheda rimessa a nuovo, che svolge le proprie funzioni perché viene comunque tarata, viene collaudata, e torna a bordo dell'interruttore per fare in modo che lui funzioni come funzionava prima. Questo ovviamente è un conto spendere 1000 euro, un conto spendere 15.000 con un fuoriservizio prolungato e tutto quello che ne consegue. Torniamo all'esempio delle macchine, perché questo era un interruttore, ma è già emblematico come esempio. Se io, ad esempio, ho una linea di produzione che è governata nel proprio processo produttivo da PLC, PLC sono computer industriali deputati a gestire delle informazioni di ingresso, elaborarle e mandarle in uscita per comandare le varie Varie macchine. parti della macchina. Quindi, dal PLC agli attuatori, a tutto quello che è l'elettronica di bordo di un impianto, previa valutazione, perché se non si può fare lo si dice subito, ecco, ma di fatto permette in un impianto anche molto esteso e molto vecchio anche di poterlo magari riattivare Ricondizionare. senza doverlo cambiare tutto, perché revampizzare, in termini tecnici si usa questo termine, revampizzare un impianto del genere che magari costa qualche milione di euro rispetto a una scheda che può costare 1, 2, 3 mila euro da rifare, capite bene che non c'è, ma non c'è proporzione. Senti Francesco, ma per rifare queste Prego. schede bisogna avere quella vecchia, bisogna avere lo schema della fabbrica quando è nata la scheda. Come funziona? Ci sono varie tipologie di attività da svolgere. Allora, se sono schede commerciali, come citavo prima, gli interruttori sono codici standardizzati per costruttore, quindi nel database di questa azienda ci sono tutti i codici, addirittura a volte mi danno anche la scheda già ricondizionata in cambio della mia. Gli do la mia guasta, me ne danno una nuova ricondizionata, come capita spesso anche per altre tipologie di ambiti. Poi ci sono schede, per esempio, io ho degli impianti che sono equipaggiati con le stesse schede, ne ho 10 impianti, macchine, come volete chiamarli, funzionano tutti tranne uno, perché si è rotta una scheda. Con questa azienda qua si riesce, dando una scheda funzionante, loro riescono a ricostruirla anche da zero, reingegnerizzandola e creandola a quel punto come ricambio ricorrente pronto in casa. Se l'azienda è fallita, quella che le produceva, i Non importa. pezzi di ricambio si Non riescono comunque a importa. Non trovare. importa perché reingegnerizzando la scheda, chi fa questa attività deve garantire le prestazioni. Quindi se oggi io ho questa scheda che ha 30 anni, l'azienda non esiste più, ma non esistono più Esatto. neanche le tecnologie costruttive di quella Ok. scheda, questa società qua, che adesso abbiamo avviato questa partnership, ripeto, sempre dicendo prima si può fare oppure no, ma se si può fare, mi ricostruisce tale e quale la scheda di
di 30 anni fa con le tecnologie attuali. Economicamente è interessante, lo hai fatto capire, sicuramente, no? Sì. E i tempi? I tempi mediamente sono dalla richiesta alla consegna della scheda ammessa alla fattibilità di riparazione dai 30 ai 40 giorni. Abbastanza veloci. Quindi se un'azienda ha degli impianti vecchi, quindi sa già di default che ci possono essere delle criticità, a quel punto converrebbe individuarle, fatti il magazzino, fare una fermata strategica, diciamo, per clonare, fra virgolette, quelle schede che sono a rischio, in modo che uno ce l'ha già pronta. Perché se la scheda non viene ricostruita quando ce n'è una funzionante, è difficile andare, non è impossibile, ma è molto difficile andare a ricostruire una scheda nuova che abbia tutti i requisiti di quello, di quella che c'era prima, ovviamente. Ma scadenze di queste schede vanno in scadenza? Allora, le scadenze effettive non ci sono, ma in realtà ci sono dei componenti tipo i condensatori o tipo anche altre tipologie di equipaggiamenti della scheda che hanno un'usura temporale, cioè man mano vengono usati degradano. Mm-hmm. I condensatori, che sono usati in larghissima parte in qualunque posto, degradano perché le armature interne si usurano. Adesso uso sempre termini molto pratici. Si ingrossano fino a scoppiare. Ecco, per rendere a volte l'idea, capita, no? Sì. E a quel punto, se il condensatore non fa più il suo lavoro, mi va a inibire tutto il resto. Quindi il degrado d'uso, tra l'altro qui c'è da fare una nota molto importante che l'avevo citato anche in edizioni precedenti della nostra rubrica tecnica. Quando noi facciamo le analisi di rete elettrica per riscontrare anomalie, lo facciamo anche nell'ottica di capire se queste anomalie sono riconducibili a guasti frequenti. Nel senso che se io ho delle apparecchiature che si guastano spesso, dico ma come mai? In garanzia una volta interviene il costruttore, la seconda pure, la terza mi dice arrangiati perché io non posso più cambiarti i pezzi a rotta di collo. A quel punto là, o meglio prima di quel punto là, noi facciamo delle analisi approfondite sulla rete elettrica per capire se i disturbi che andiamo a trovare sono partecipi, fra virgolette, nei guasti che si riscontrano poi nel resto dell'impianto. Questo anche con un riferimento preciso alle ultime norme vigenti, le 64.8, che trattano proprio in ambiti specifici la qualità, quindi la power quality, se lo dico in un inglese, un italiano inglesizzato, ecco, passatemi il termine, proprio per dire, verifichiamo la qualità dell'energia elettrica che gira all'interno del nostro impianto. Andiamo a capire se ha difetti dall'esterno, se ha difetti che generiamo noi stessi attraverso delle apparecchiature, e qualora riscontriamo dei difetti, noi diciamo anche come risolverli per evitare che si riproponga il problema. C'è con noi Francesco Ziglio. Grazie. Di Happy Center. Ha parlato, avete sentito, ha usato due parole prima, non sono sfuggite. Ha detto edizioni e precedenti. Edizioni precedenti perché sul sito internet c'è ormai quasi 60, la biblioteca, oltre 60 puntate con vari argomenti, esatto, che potrete trovare, esatto. C'è un indice molto chiaro, quindi certo. Nelle edizioni precedenti tante note, tanta tecnologia, tante curiosità, sempre la passione, sempre la passione, esatto, è quella che... tante parole di passione che sono uscite in questi mesi dai microfoni di Radio Più. E se avete delle osservazioni, delle domande, se volete venga trattato o venga ritrattato un argomento che vi è parso interessante, certo, chiamateci, e Francesco Ziglio è disponibilissimo a fare tutto questo. Rivolgiamoci di nuovo all'azienda e facciamogli capire questa ricondizionatura. Ricondizionamento. Ricondizionamento è la parola, sì, che abbiamo usato e che rende maggiormente l'idea. Certo. Ecco, quindi sì, dicevo, con questa azienda, previa verifica di fattibilità, con tempi tutto sommato anche abbastanza rapidi, si riesce a capire se e come e a che costo si può eseguire quella riparazione, o meglio, più che riparazione, ricondizionamento, che vuol dire non riparazione della serie cambio il pezzo rotto e basta, ma ricondizionare vuol dire riportare le funzioni originarie e testarne i parametri. Devo portarti la macchina in azienda o venite voi in azienda a prendervi il pezzo o la macchina? Allora, la fotografia la manda il cliente. Quando c'è la fattibilità da parte del nostro partner, manda i documenti per il corriere, manda il corriere a ritirarlo, quindi l'azienda non deve solo imballare in maniera adeguata quella scheda, quel pezzo, insomma. Una cosa importante, non l'abbiamo fatto l'altra puntata, facciamolo adesso, diamo un attimo i numeri di telefono, i riferimenti internet, come contattare la Happy Center. Allora, la cosa più rapida è il telefono,
che è quello al quale rispondo sempre io, che è il 327-869-0054, ripeto, 327-869-0054, si è occupato, ovviamente uno può richiamare o eventualmente lasciare un messaggio, WhatsApp o quello che vuole. Poi c'è il nostro sito internet, quindi Empoli Palermo Como EPC Enter, quindi Enter tutto attaccato, senza la I dopo la C, ecco perché dico Empoli Palermo Como, punto SRL, quindi epicenter.srl. Ecco, il punto SRL è l'estensione del dominio, il punto SRL... Come fosse punto I, come, punto com, esatto, punto net. Perché uno dice sì, ma dopo cosa c'è? Niente, è punto SRL. Punto SRL, punto. Ecco. Non se ne parla. Semplificato. Trovate tutto anche sul nostro sito internet radiopiu.net, c'è un banner, Epicenter con tutte le puntate e tutti i dati all'interno. 327-869-0054, il numero di telefono di Francesco Zilio, ve lo assicuro, risponde a qualsiasi ora, anche di notte. Adesso non mettermi in difficoltà, però quando c'è l'emergenza... Quando c'è l'emergenza, c'è. Sempre volentieri. Epicenter, epicenter.srl il sito. E nelle prossime puntate di cosa ancora possiamo occuparci? Ma sarà una sorpresa. Cosa bolle in pentola, Francesco? Ma allora, visto che stiamo andando incontro a un periodo dove ci saranno purtroppo anche dei temporali, parleremo di protezione dei sistemi elettrici delle scariche atmosferiche. Quindi tutte le precauzioni, anche in ambito domestico in questo caso, che si potranno adottare non per ridurre a zero, ma per ridurre in maniera molto molto consistente i rischi di danni alle apparecchiature elettroniche in caso di sovrattensioni da fulminazione. Se dovesse capitare che vi viene giù il fulmine e vi manda a quel paese le schede, e sappiate che c'è la possibilità, esatto, di ricondizionarle, esatto, senza cambiare l'intera macchina. Però noi vorremmo arrivare prima, quindi dare un suggerimento a quel cliente di cosa fare per proteggere quella scheda o quel sistema. I parafulmini non basta. No, il parafulmine, che è la famosa gabbia di Faraday, che adesso vediamo, o l'asta metallica a seconda dei casi, è un sistema di protezione esterna. Poi, quando dovesse cadere il fulmine, ovviamente in base alla sua intensità, in base a come cade, crea ovviamente in forma indotta delle tensioni che vengono captate da tutti i cavi dell'impianto elettrico, che in quel caso fungono da antenne. Hai attirato l'attenzione degli amici che ci ascoltano, ecco, a San Gottardo di Sospirolo, dove nel corso dell'estate un fulmine ha centrato il campanile della chiesa e ha mandato in frantumi apparecchiature di tutte le abitazioni lì vicino. Per forza. Ecco, quindi io ho lavorato per diversi anni per società che gestiscono i ripetitori sulle montagne, sia televisivi che radiofonici. A chi lo dici? In anni non recenti ma passati, ma la protezione dei fulmini è sempre quella. Ho fatto cose abbastanza interessanti su Vittorio Veneto, sugli altri monti qua intorno, insomma, a volte siamo andati sul collato delle nevi quando non c'erano altre alternative, insomma. Viene da ridere perché noi avevamo una postazione sul monte Pertazza, no? Tanti anni fa, e un fulmine la centrava continuamente finché abbiamo detto basta, cambiamo sito. Come abbiamo cambiato sito, la postazione poi è stata ricostruita, non ha più avuto problemi, il fulmine ha centrato la croce del Monte Pore. Francesco, ci sentiamo alla prossima occasione. Grazie a te. Buon proseguimento.